ragazze non possono ascoltare la musica, non possono ballare, non possono guardare la televisione e non possono andare a scuola. Ho il diritto di studiare, ho il diritto di giocare, ho il diritto di cantare, ho il diritto di ballare, ho il diritto di parlare, ho il diritto di dire quello che penso. Accade per una ragione. Se sono stata risparmiata, la ragione è che posso usare questa seconda vita per aiutare gli altri. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. I'm proud, well in fact I'm very proud, to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Viviamo nel mondo moderno, nel XXI secolo, e crediamo che nulla è impossibile. Possiamo raggiungere la Luna, forse a breve atterreremo su Marte. Per questo, in questo XXI secolo, dobbiamo essere determinati a far realizzare il nostro sogno di un'istruzione di qualità. Realizziamo uguaglianza, giustizia e pace per tutti. Non solo i politici e i leader del mondo, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte. Io, voi, è nostro dovere. Dobbiamo metterci al lavoro, non aspettare. Chiedo a ragazzi come me di alzare la testa in tutto il mondo. Cari fratelli e sorelle, diventiamo la prima generazione a decidere di essere l'ultima. Classi vuote, infanzie perdute, potenziale perduto. Facciamo in modo che queste cose finiscano con noi, che sia l'ultima volta che un bambino o una bambina spendano la loro infanzia in una fabbrica, che sia l'ultima volta che una bambina è costretta a sposarsi, che sia l'ultima volta che un bambino innocente muore in guerra, che sia l'ultima volta che una classe resta vuota. Che sia l'ultima volta che una bambina viene detto che l'istruzione è un crimine, non un diritto. Che sia l'ultima volta che un bambino non può andare a scuola. Diamo inizio a questa fine, che finisca con noi. Costruiamo un futuro migliore, proprio qui, proprio ora.